Benvenuti a Road to Release, questo episodio è dedicato a Mirror's Edge Catalyst che giocherò su PS4, anche se la closed beta mi è arrivata anche su One. E quindi ho due chiavi, una per PS4 e una per Xbox One. Ringrazio Edeldae per la chiave su PS4. Inoltre ho due chiavi in più che posso dare a quelli più interessati. Vediamo un po'. Road to Release ha cambiato formato, adesso è qualcosa che dovrebbe vivere interamente o comunque dovrebbe completarsi all'interno di YouTube e come tutto il resto di quello che facciamo. In Road to Release noi giocheremo giochi non ancora rilasciati, in attesa di vederli appunto rilasciati. Giocheremo quindi alfa, beta, Early Access o Demo. E questo per due motivi. Il primo perché mi piace provare cose che devono ancora uscire, quindi sono una cavalla golosa, in quanto questo tipo di giochi. Seconda cosa, mi interessa provare gli Early Access o ancora di più le alfa e le beta per vedere se il gioco può essere interessante per un futuro acquisto. Quindi lo scopo di questa serie è appunto quello di presentarvi un gioco, giocarlo con voi, a volte blind, a volte no, e vedere se il gioco può essere acquistato, vale la pena acquistarlo. Detto questo, facciamo una piccola pippone introduttivo a Mirror's Edge Catalyst. È un action adventure platform open world, quindi è qualsiasi cosa, manca solo RPG, che sta per uscire. Dovrebbe uscire il 7 di giugno negli Stati Uniti e il 9 di giugno di quest'anno in Europa. Quindi a breve l'uscita è prevista. Siamo in una closed beta, dopo forse ci sarà l'open beta. È stato sviluppato da Electronic Arts DICE, che quindi può dire tutto e niente, speriamo sia stato fatto bene. È il seguito di Mirror's Edge uscito la scorsa generazione che è piaciuto a parecchi perché ha questo connubio di action, platforming, parkour e quindi ha delle cose particolari e è legato alla storia di questo personaggino dai tratti asiatici che vediamo che si chiama Fate e salta bene, sa saltare parecchio bene. Non parleremo del gameplay perché lo vediamo, parliamo dello sviluppo. Lo sviluppo è iniziato o è stato rivelato perlomeno nel 2013 e quindi parliamo di uno sviluppo di 3 anni. Uscirà su Windows, PlayStation 4 e Xbox One. È basato sul motore Frostbite 3 che ormai sta diventando vecchio, quindi non si basa su Unreal Engine. Come il suo predecessore, pertanto potremmo avere delle differenze grafiche notevoli e niente di più, non vi dico altro, lo giochiamo. Giochiamo 30 minuti o poco più. Welcome. Benissimo. Allora, in the City of Glass, the conglomerate rules supreme. All regular citizens have been made willing slaves. Poi non ho più letto. Ok, i sottotitoli sono in inglese, servono niente però. Ok. I corridori lavorano come corrieri. E quindi noi siamo un corridore, quindi un corriere. È giunto il tempo di cambiare. Come vedete c'è il paccone sempre che saltella della beta in giro per lo schermo, pazienza. Vediamoci l'inizio. You owe me a lot of script, Faith. I expect you to deliver on your promise. Every new day holds a promise. Waste it or spend it advancing yourself, furthering your prospects and your career.
As a future employee of a corporation of your choice, your possibilities are infinite. The key to success lies in unlocking your inner potential through hard work and relentless dedication. As an employee, you are expected to perform at the top of your abilities. Last day, huh? And constantly strive to excel. I thought we'd keep you here forever, Leech. Work is rewarded. Maybe you'd like another 3 months. Laziness punished. It would be so easy. Personal freedom comes at a Come price. Come on, let's go. We got a full day ahead. Our great society expects every employee to contribute to the corporation of their choice. Has served a 12-month sentence to which 9 months radish for several incidents of insubordination. Deemed ready for conditional release. Now, if it was up to me... Policy exists to keep you safe. Be wary of policy breakers in our midst. Upon release, you must seek immediate employment and will be monitored through your grid link. If you do not find employment within 14 days, you'll be relocated to a Greenland facility. Do you understand these conditions? Just get me out of here. Work hard and you will be rewarded. Dressing rooms to the left, Leech. Anyway, rise to high caste level and enjoy riches well deserved. Dogen sends his best. Enjoy your freedom. Back to our fair city of glass. All the major corporations operate here, and so there should be ample opportunity for you to find new employment and lead a happy and productive life. You have been given a rare second chance. Make sure not to squander it. Reformed employee, I'm Gabriel Kruger, and on behalf of Ok, abbiamo acquistato il controllo del personaggio, come vedete è in prima persona. Speriamo che il bunching non sia troppo fastidioso per quelli che soffrono di problemi di motion sickness. Io sono uno di loro. E vediamo un po' se ci sono... Allora, crouching con il grilletto, salto con l'altro... con... che cos'è questo qua? L1. Salto L1, chinato con L2. La R ancora non funziona, X non funziona, quadrato non funziona, e lo scopriremo. Ah, ok. Ma graficamente è molto interessante. Dov'è? Fate. Dove sei? Chi è dove sei? Qua sarà dalla porta. Ok. I'm Icarus. Noah sent me. Ok. You could be anyone. Well, you'll just have to trust me. Here, take this. I want to get off the streets. A beat link? But... Put it on. We need to get you connected and calibrated. I know Noah's eager to talk to you. What the hell? Come on, we need to get moving. Nazi is here before you ever need what others don't have. Ah, there's something wrong with this. Ok, action required. Non vedo. Che fastidio. Contact your Alcom representative. Ok. Action required. Ciao, benvenuti. Sì, sì, dobbiamo tagliare il grid link. Is this what the employees see all the time? Yeah, I guess you're not reformed enough to enjoy it. I'm not reformed at all. There you go. You're off the grid. Now they know you're gone.
Time to get off the ground. Andiamo. Eccolo, vai. Bravo. L1. Ok. Per springboard. Perfetto. I'll go the other way. Lead you up ahead. Noah, she's out. I gave her the B link and she's off the grid. Andiamo su. Faith, are you there? Molto fluido, come nel primo, però potrebbe essere una questione solamente del tutorial. È molto chiaro dove bisogna andare perché abbiamo queste cose rosse che ci danno un hint. Vediamo. Morti? No, non è detto. Ok, attacco leggero, quadrato. Perfetto, disarmato. Non possiamo rubare le sue cose. Però abbiamo sbloccato l'attacco. Ok, R2 apre le porte. Bovinamente. Ok, I made it inside. Ok. Can someone tell me what the hell is going on? Comando con il comando con i trigger è comodo. Parecchio. Bisognerà prenderci mano, però. È più immediato. Time to see if the fabled Faith is all that she's made out to be. Nobody likes a smart mouth at a girl. She'll do fine. Okay. Oh, your B-link will calibrate as you go, Faith. Cos'è, cos'è, cos'è? LL? Ok, mantenere l'equilibrio. For Phoenix Carpenter, female, young. Okay. Facial tattoo. They're a bit more insistent than I expected. Phoenix Carpenter? Perfetto. Dogan set her up with a fake grid print when they took her. I transferred it to her B-Link as insurance. I'll come in handy later. Zoro, ti fai anche del male poi. Wall running can be a bit tricky if you haven't done it in a while. I should come back to you. The city has changed since you were taken, Faith. Ah, corso sulle pareti, ok. Beh, sbaglio, devo partire più tardi. Ok. Tubo. Oh, dildo. Tubo. Ok, basta tenere premuto che fa tutte le azioni necessarie. Questa è chiusa. Scala. No, giù, 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 tieni. Oh, oh. È uno stupido. Vai. Perfetto. Now they know you came this way. Like I had a choice. Sure. We need to clear out. Better take a different route to the Everdyne Tower. We'll split up again, keep them confused. Can you make it across to those pipes? Of course. Sure. Good. Your B-Link should be calibrated by now and your runner's vision working. Just follow the red and I'll meet you at the tower. Let's go. Okay, seguiamo il rosso. Perfetto.
Press R3 e ci darà la visione del corridore. Vai. Ok, ci dice che cosa dobbiamo colpire. Opla. Giù. Ok. Oh, no, merda. Ma quanto dura la visione del corridore? Siamo schiattati. Ok, vai. L1 su, L1 su, L1 muro. Merda, devo prenderlo all'ultimo, altrimenti schiatto. Caricamento un po' lento, ma potrebbe essere dovuto a qualcos'altro, immagino. Vai, su, 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 salta, su, 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 su. Ok, oppa là. Ok, prendi il tubo, vai giù, brava, all'ultimo, scala. Merda. Eh sì. Dai, Fede. Cos'è questa cosa? No, allora, devo fare qualcosa di un po' più spinto, eh. Devo far strano. Lui va su. Allora, cammina, poi farà ancora un hold, un L1 dopo. Ok, sì, doppio L1. Chi c'è? C'è gente. Perfetto. Ok, L1, 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 vai. Ok, dopo il salto. Cosa c'è qua? Niente. Lo prende. Spada del male, forse devo trovare il modo di saltare un po' più. Ok. Adesso qua. Allora, chiaramente non si capisce dove cazzo si stia andando, perché è tutto corso. Ok, devo spingere L2 forse per non schiattare mentre corro. Opla. No? Ah, qua. Vai. Ok, c'è il nostro amico ninja. Who are you anyway? When did you join the cabal? About a year ago. Well, I grew up with them. So how about you cut me some damn You sweat? Also got caught and caused a whole lot of trouble for no one. You don't know what happened. I know enough. And I know that I'm faster and safer than you. Faith, are you at Orion yet? I'm here. It's a bit crowded with new guy and his ego. Knock it off, both of you. Look, we are out of options. The only way
out is through the Everdyne Tower. But with Kasich there, you're gonna have to fight them. Icarus, upload the combat mod to Faith's beamlink. All right, done. Good. Faith, use the mod to freshen up your fighting skills before you go on. I was hoping it wouldn't come to this, but looks like we don't have any choice. Don't worry, Noah. I can do it. I know you can. Sì, sì, sappiamo tutti che possiamo farlo. Ok, vediamo un po' il modo di combattimento. Triangolo. Triangolo dal calcio. Ok. Poi. Ok, gli stumble. Cosa devo fare qua? Qua. Ok, posso colpire due persone usando l'effetto domino col triangolo, quindi è l'attacco potente, direi, o l'attacco in corso. Ok, cosa devo fare? L1 hold e poi lo calcio. Bam. 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 Vai. Corsa sul muro e papam. Corsa sul muro e papam. Giù. Qui. Giù. Pac. Sei d'attack. Ok. Spring Wolf Wing più quello. No, 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 come gatti ho fatto. Maledizione. Mi sono agganciato come un gatto alla parete. Hold e via. Cazzo. Dai, doppio salto. Dai, Fate. Tardi. Salto quando sono già planata. Per questa ragazzina avrà dei lividi che... ho paura. Ma che cazzo. Devo saltare prima. Allora, lui fa così. Non salta. Quindi forse non devo fare doppio salto. Magari non volare neanche giù. Ok, vediamo un po' cosa succede. Bababam. No, devo fare il doppio salto. Ma c'ero quasi sto giro. Mi inculano però questi doppi salti. In realtà sono tripli. Che devo prendere qua, qua, qua e qua. Sei a fiato, un po' di sviluppina. Ne posso fa. Maledizione. Magari muore, magari batte la testa. Allora, io non ho capito un cazzo di questa cosa. Salto qui, salto lì. Qua me lo dà come naturale, ma... ma non è vero. Quindi salto, salto, salto. Ce la faremo, ce la faremo. No, taglierò tutto questo. Taglierei tutto se si potesse su Twitch. Allora, vai. Qui non ha preso. Ok, dovevo andare proprio in verticale.
Ok. In verticale, pertanto. Ok, continuiamo. I'm ready, Noah. Oltre. Adesso c'è da picchiare gente, forse. Mi viene da premere L3 per colpire, per correre, ma in realtà non c'è da correre un cazzo. Ok. Oddio, no, questo è duro. Bam. One more thing. Kinsek are talking about some special unit being sent in. It could be a new drone or something. Be careful, both of you. Come devo fare qua? Salto. Eyes up. Bam. Come muori. You're in breach of policy. Submit now. I'll cut her off. Okay. Il gioco è abbastanza fluido. She should be. Oh. Bene. Di qua, di dove? Di là. No. Che cazzo sarà? Qua? Non c'è niente qua. Dove devo andare? Qua. Ok. Opla. Oppala. E sei ancora il nostro amico? O è un boss? Dovrebbe essere un boss. Un buzz. Mi ha cercato. That's a negative control. No visual. She couldn't have survived that. Ciao Eddie. Ho visto adesso che sei tu. Dig up the body. I got better things to do. Yeah, she took out all of them. Send an EMT too while you're at it. I'm done here. Okay. Hopla. I modelli sembrano abbastanza semplici, però puliti. Stiamo rifacendo sta cosa. No, saltato male. Ah, muoio. Però è piacevole come gioco. Per il momento. Il movimento non mi infastidisce e io sono particolarmente sensibile al motion sickness. Pertanto... anche se ha tutti questi movimenti del cazzo, la cosa è gestibile. Splat, splat, sì. Dove cazzo devo andare? Boh. Ok, qua. One more thing. Kinsek are talking about some special unit being sent in. It could be a new drone or something. Be careful, both of you. Ok, devo ricominciare da qua. Dove sei? Dove è andato? Ah, è morto, bene. Dai, su. Oh, mamma. Brutta morte, brutto splat. Qua non ho capito cosa dovevo fare.
Bene, vediamo un po'. Ma dobbiamo fare di qua. No, di qua. Ok. One more thing. K-Secker talking about some special unit being sent in. It could be a new drone or something. Be careful, both of you. Ok. Questa sequenza, dovremmo rifare la sequenza dei poliziotti in due, ma è abbastanza semplice. Anzi, forse potrei agganciarli colpendoli in volo, una cosa simile. L'altro è andato, ok. Cerchiamo di non morire, così almeno riusciamo a fare qualcos'altro. Ah, da muro. L'ho segnalato tardi. Oh, non cadere. Coglione. Ok, il muro è indifferente. Qui mi sono sempre splattato. Ok. Qui, giù. Su, oppa. Curvone. Giù. Altissimo. Oh. E poi ok, andiamo sul tetto. Non devo fare splat, il gioco si concentra tutto sul non fare splat. È vero. Siamo sul tetto di della demo. Questo cosa potrebbe significare? Vedremo. Graficamente molto bello, anche se i poligoni sono molto molto semplici e le tonalità non sono così estreme, sono tutte quasi grigio. E possiamo quasi muore. Direi che ci lasciamo qui con queste missioni. Per oggi la Road to Release è fatta. Siamo andati anche un po' oltre il timing che volevo tenere, però ci può stare. Probabilmente giocherò entro pochi giorni altre missioni della demo. Magari mi studierò meglio che cos'è questa demo, quante missioni si possono fare durante la demo, tanto per farvelo sapere. Spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un bel pollice in su sul video che troverete su YouTube. A presto, oppure fate ciao con la manina su Twitch in questo momento. Ciao!